finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, ciao. Come stai? Io sto bene, tu? Abbastanza bene. Oggi sono particolarmente contenta perché parliamo di un argomento a cui tengo molto, che è passato un po' in sordina, giusto? Sì, in effetti ti ringrazio per aver suggerito tu questo argomento, insomma, che è molto molto interessante, anche perché parliamo, io credo, di un buon esempio che magari, perché no, si potrebbe seguire anche qui da noi, perché parliamo di un'altra regione d'Italia, una regione che noi amiamo molto, il Piemonte, insomma, dove sta accadendo qualcosa. Parliamo di un fondo Vita Nascente, 400.000 euro per la promozione e realizzazione di progetti di tutela materno-infantile. Però che ne diresti se magari ci spiegasse meglio di che si tratta qualcuno che è lì in Piemonte? Beh, certamente, infatti abbiamo ospite Claudio La Rocca, presidente di Federvita Piemonte. Salve, signor Claudio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, come sta? Tutto bene, voi? Abbastanza bene. Allora, siamo pronti a parlare di un argomento che è passato un po' sotto silenzio, che io ho scoperto casualmente. Lo dicevo al collega ieri sera, e se non fosse stato per la nuova risintonizzazione dei canali, io non avrei scoperto questa cosa qua. E mi fa molto piacere poterne parlare con lei, assolutamente. Innanzitutto, come è nata questa idea? Come avete coinvolto la regione in questo caso? Ma innanzitutto abbiamo avuto la fortuna che l'assessore Marrone già un paio di anni fa si era opposto alle nuove linee guida sulla somministrazione della RU 486, che prevedevano ad esempio che venisse somministrata anche nei consultori familiari. Da questa posizione siamo entrati in contatto e abbiamo iniziato a ragionare anche con un tavolo che ha coinvolto i partiti di opposizione su misure che potessero essere d'aiuto alla maternità e alla vita nascente. In questi due anni si è andati avanti su questo, e tra le misure era previsto anche un fondo di aiuto economico. Il problema adesso è che anche quei partiti che saranno seduti a quel tavolo di opposizione, in realtà da voi non è arrivato nulla, no? Parlava di silenzio, in realtà sì. In Piemonte il rumore è molto alto, proprio perché in questa settimana si discuterà in consiglio regionale di questo emendamento che vuole inserire questo fondo per la maternità, proprio di aiuto economico in alternativa all'aborto, e politicamente si sta creando un gran trambusto. L'unica cosa che ho capito, seguendo il telegiornale del Piemonte, ho capito che c'è stata qualche difficoltà nei giorni scorsi, giusto? Sì, ma la difficoltà nasce sempre dal fatto che si fa fatica a capire che se si vuole aiutare davvero la donna bisogna mettere in campo delle misure concrete. Tra l'altro tutto questo è già previsto dalla legge 194, quindi gli stessi scendono in piazza dicendo è un attacco alla 194, vogliono cancellare la 194, al di là dell'idea che uno possa avere sulla legge 194, in realtà misure che vadano a rimuovere, così dice la legge, le cause che porterebbero la donna ad abortire, farlo anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato, è già scritto nella legge 194. Quindi gli stessi che dicono di volerla difendere o non la conoscono o fingono di non conoscerla. E quindi si punta sempre su polemiche sterili che, come cerchiamo di dire a tutti i politici di maggioranza e di minoranza, ricadono poi su queste donne, perché poi fondamentalmente loro stanno lì a litigare e litigheranno per giorni. Adesso in questa settimana noi questa sera saremo sotto il consiglio regionale a chiedere che questa misura venga approvata, litigheranno per giorni sulla pelle di questi uomini. Ecco, ma in realtà spieghiamo, questo fondo che cosa prevederebbe nello specifico nella sua versione attuale? Cioè un sostegno alle associazioni che si occupano della maternità, ho capito bene? Ecco, questo è un altro aspetto importante. Noi appena ci siamo seduti al tavolo, io personalmente, l'assessore, al primissimo incontro, lui questo l'ha ricordato più volte perché l'aveva colpito molto, e anche una giornalista del Repubblica, ricordo un'intervista, mi disse che era colpita da questa cosa, noi dicemmo subito, noi non vogliamo assolutamente finanziamenti, noi non vogliamo soldi alle associazioni, noi vogliamo che qualunque euro venga messo sul tavolo venga dato alle donne. Questa cosa ha creato stupore, perché solitamente non è così, si chiedono finanziamenti per le realtà associative.
E infatti la giornalista della Repubblica mi chiese in quell'intervista: e voi che cosa ci guadagnate? Noi non ci dobbiamo guadagnare niente, ci deve guadagnare la vita. Noi siamo già abituati, no, a vivere di carità. E quindi anche questi soldi, adesso c'è tutta questa polemica, finanziamenti all'associazione antiabortista. In realtà no, c'è un finanziamento previsto di 450.000 euro su tutto il Piemonte, che di per sé non è neanche tantissimo, però inizia a essere qualcosa. Si dovranno individuare i criteri e i requisiti per poter accedere, e l'idea è quella di utilizzare anche le associazioni per individuare le donne che hanno bisogno e indirizzarle a questo tipo di fondo, non fare semplicemente uno sportello pubblico dove io presento una domanda e mi prendo i soldi. La differenza del centro di tua vita rispetto a un consultorio è che noi entriamo in contatto con le realtà, con le famiglie, sappiamo davvero di che situazione stiamo parlando, noi ci spendiamo in prima linea, tocchiamo la carne, no? Con le nostre mani, non è soltanto un nome, un cognome, un codice fiscale. Questo sta dando fastidio, ma in realtà noi continuiamo a ribadire che noi non utilizzeremo un solo euro per l'associazione. Se vorranno, ci faremo da tramite e gireremo questi soldi, un po' come viene già con il progetto GEMA, a queste donne. Se non vorranno, l'importante è che qualcuno a queste donne questi soldi li dia. Eh sì, anche perché leggiamo dal quotidiano Avvenire che insomma questi fondi andrebbero a dei progetti e dovrebbe essere rendicontato centesimo per centesimo l'utilizzo di questi soldi, è così? Noi siamo i primi, dato che appunto non abbiamo questo finanziamento, non vogliamo che mai si possa dire che ci siamo ridipinti il muro dell'associazione con i soldi della Regione Piemonte. Noi semplicemente saremo i primi a chiedere che tutto possa essere rendicontato per dimostrare questi soldi come sono stati spesi. Basta legarlo dei rimborsi spesa, per dire, la donna stessa deve fornire giustificativo di come ha speso questi soldi. È molto semplice. Il problema di base però è che non si accetta l'idea di dare un aiuto economico per creare un'alternativa al voto. È questo che non in molte parti, anche partiti di maggioranza, si fa fatica ad accettare. Secondo lei perché accade? Una sua opinione al riguardo. Accade perché secondo me c'è di fatto, di fondo, una avversione alla vita nascente. Non si riconosce che vita, non si riconosce la presenza reale del nascituro, e ci si è imbevuti del racconto che la stessa 194 ha portato in questi anni, quindi di una metamorfosi culturale per cui si ritiene che prima di tutto ci debba essere il diritto all'aborto. Il diritto all'aborto non esiste neanche nella legge, non esiste un diritto all'aborto. Questo l'abbiamo ribadito un sacco di volte, quindi c'è una questione di mentalità che dovrebbe essere cambiata. Però io parto dal fatto che c'è un diritto che devo riconoscere alla donna, sì. Tutto il resto viene dopo, e me interessa soltanto permettere alla donna di accedere all'aborto. Infatti si parla solo di obiettori di coscienza, delle difficoltà, dei paletti. Sotto Covid il ministro Speranza si è preoccupato semplicemente di fare in modo che le donne accedessero all'aborto, non di dare aiuto a famiglie che economicamente stavano soffrendo, quindi avrebbero valutato magari un aborto anche per questo. Se io ho la visione solo su un diritto, tra l'altro inesistente, da riconoscere alla donna, io glielo concedo, punto e basta, dopodiché me ne lavo le mani. È un problema suo se non ha alternative a quel fantomatico diritto. Bene, anzi male, la politica ovviamente ha le sue colpe e non possiamo noi sindacare questo, ma lei non pensa che una comunicazione più rilevante sul tema possa aiutare, una buona comunicazione possa aiutare a far cambiare mentalità? Certo, io credo che in generale la verità aiuti. Noi abbiamo sempre cercato in tutti i nostri comunicati in questi due anni di evitare le polemiche e di andare a spiegare noi che cosa facciamo, chi siamo e che cosa chiediamo, e le donne che cosa chiedono e di cosa hanno bisogno. Noi ci siamo concentrati su questo. Il problema è che c'è qualcosa è anche passato, c'è una bellissima intervista che la stampa ha pubblicato stranamente circa un anno e mezzo fa, dove anche persone lontane dal nostro mondo hanno riconosciuto che è inattaccabile, presentato così il nostro volontariato. Il problema è che c'è uno squilibrio di spazi. Cioè voi immaginate puntualmente c'è un atto politico, sì. C'è la critica da parte delle opposizioni e delle associazioni femministe, vengono intervistati solo le opposizioni e le associazioni femministe. Cioè vengono criticati i centri di tutta la vita e i centri di tutta la vita non vengono neanche contemplati. Questo è l'assurdo, c'è un'informazione che è distorta, è volutamente distorta. Sì. Capito. Beh, questo non mi fa piacere constatare che è stato...
che ahimè è stato sempre così, quindi questo mi fa pensare che spazi liberi di opinione in realtà non ce ne sono, per tutte le opinioni ovviamente. Così come non c'è spazio di ascolto per queste donne, perché poi è di questo che dovremmo preoccuparci. Litighiamo, ok, ma una donna che veramente non vede un'alternativa a interrompere la gravidanza, che riferimenti ha? Da chi può andare? Che tipo di aiuti può ricevere? Ci sono donne che arrivano anche a 6, 7, 8 interruzioni di gravidanza e nessuno si chiede, questo ce lo raccontano gli infermieri di questi reparti, nessuno si chiede a queste donne in che situazione vivono, perché si trovano a subire tutte queste interruzioni di gravidanza. Capite che se io resto fermo al concederglielo, a quel punto non mi preoccupo neppure se questa donna è sottomessa, è sfruttata, è frutto di violenza, anche solo psicologica, non me ne frega assolutamente nulla, perché io le ho dato lo strumento per liberarsi del figlio. Sì, sì, e in realtà è più sbrigativa, ecco, diciamola tutta. Ecco, Anna Paola, io direi a questo punto di fare una pausa musicale, però poi dopo di ripartire proprio da qui, perché in Abruzzo, come in Piemonte, direi che l'esperienza dei CAV dimostra che poi le donne, quando vengono messe, come dire, con la possibilità di scegliere la vita, generalmente quello fanno, sì. Cioè appunto scelgono la vita. Infatti poi però ti coinvolgerò un attimo per farti dire esattamente cosa fa Montesilvano e cosa fa Pescara a riguardo. Va bene, viviamo insieme la nostra pausa musicale. Così e poi respiriamo un po'. Salirò col suo peso sul petto, come una carpa e il fiume, mi spalmerò sulla faccia il rossetto per farlo ridere, per lui poi comprerò sacchetti. Questa era In te di Neck, dove lui descrive la bellezza di essere genitori.
Bellissima questa scelta fatta dalla regia come al solito. Ringraziamo la nostra regia, sempre attenta, sempre come dire sul pezzo, sì. Meticolosa soprattutto. Siamo ritornati nei nostri studi e proseguiamo la nostra conversazione con il presidente di Federvita, Claudio La Rocca. Sì, presidente di Federvita Piemonte. Piemonte, Claudio La Rocca, sì, giusto. E allora stavamo parlando del ruolo della comunicazione, e però stavamo dicendo anche che ci sono iniziative pregevoli in tutta Italia di cui probabilmente si sa poco, però che sortiscono l'effetto dovuto, soprattutto per quanto riguarda la protezione della mamma e della vita nascente, giusto Massimiliano? Sì, è quella attività spesso silenziosa, dietro le quinte, poco sotto i riflettori, che i CAV in particolare, cioè i centri di aiuto alla vita, portano avanti in Abruzzo, come in Piemonte, come in tutte le altre regioni italiane. E volevo chiedere, proprio a proposito di questo, a Claudio, ecco, che cosa... qual è stata l'attività anche ultimamente dei CAB in Piemonte, cioè se avete notato che adesso con la fase magari di, come dire, allentamento delle restrizioni da pandemia, si è tornati a un'attività come quella pre-Covid, insomma, ammesso e non concesso che ci sia stato un rallentamento durante. Ma sì, sicuramente negli anni, cioè nel periodo della pandemia, innanzitutto le chiusure non hanno aiutato, anche perché il governo si è ricordato del mondo del volontariato solo quando ha dovuto imporre le stesse restrizioni del mondo del lavoro, ma inizialmente nel lockdown non si sapeva se si poteva aprire o non aprire, che tipo di servizi si potessero dare, se l'utente poteva magari attraversare più comuni per raggiungere un'associazione o i volontari stessi. Quindi sono stati comunque anni complicati, mesi complicati, anni complicati. L'utenza si è ridotta. Mi auguro che non siano aumentate le interruzioni di gravidanza, lo scopriremo poi delle reazioni ministeriali. Il problema è che aumentano magari quelle nascoste, con la pillola dei 5 giorni dopo, dei giorni dopo, persone che non hanno un contatto diretto con il nostro volontario o con qualcuno che possa comunque aiutarli. Ora, da quello che vedo, mi pare che ci sia una ripresa verso i numeri precedenti. Quella che è sempre la fatica un po' dei centri di tua vita, credo, in tutta Italia, è far sapere che esistiamo. Questo è il grande sforzo che ogni centro di tua vita deve fare, e soprattutto non passare semplicemente come un aiuto alle famiglie povere, come bambini piccoli, ma ribadire sempre che la missione principale del centro di tua vita è quella di aiutare una mamma che porta in grembo suo figlio che rischia di non vedere la nascita. Bene, noi con questa piccola trasmissione, questa rubrica settimanale, noi tentiamo di farlo e cerchiamo sempre di informare i radioascoltatori anche attraverso internet, perché noi andiamo in onda anche in podcast nei giorni successivi, su tutto quello che accade nella nostra realtà abruzzese, anche italiana, diciamoci la verità. Massimiliano, vuoi ribadire innanzitutto il numero di SOS Vita, così importante e vitale? Perfetto, ce l'ho proprio qui sotto gli occhi. Il numero dell'SOS Vita, che ricordiamo serve per chi è alle prese con una gravidanza in attesa, diciamo così, sì, e non sa cosa fare. Appunto. E trova sempre, chiamando questo numero, qualcuno di qualificato a livello medico o anche giuridico, per poter trovare assistenza, ascolto soprattutto, e poi essere indirizzato al centro di aiuto alla vita più vicino a sé. Assistenza, ricordiamola, tutto tondo, attenzione, è bene ricordarlo. Assistenza a 360 gradi, assolutamente. Il numero è questo, 800 813 000, ma c'è anche la chat on live, perché il SS Vita da un po' di tempo, insomma, è attivo anche su internet. Benissimo. E quindi basta andare su internet e cercare SS Vita Troveremo tutte le informazioni. Dopo c'è anche il sito web www.mpv.org in generale per tutte le informazioni.
Esattamente, bene, e anche lì c'è la sezione delle stesse vita. Sì, 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 ovviamente, ovviamente. Io vorrei, vorrei, ti faccio una domanda, io so già come vanno le cose, però magari in, alcuni dei nostri radioascoltatori non lo sanno ancora. Tra le iniziative abruzzesi che ognuno di noi tenta di portare alla luce, non c'è solo l'aiuto alla donna, alla donna nascituro, ma ci sono anche delle conferenze che piano piano vengono, verranno, diciamo, ripristinate. Una, leggevo ieri di sfuggita, sarà proprio nel mese di maggio, proprio alla sala comunale Tinozzi di Pescara. Sì, ne parleremo più, ne parleremo più in là, comunque in questo è solo un accenno, attenzione. Però sicuramente l'appuntamento è di quelli da segnare sul calendario, perché appunto a metà maggio più o meno. A metà maggio ci sarà questa iniziativa, quindi sempre, sempre riguardante la, la protezione della vita. Perché loro... è importante, come diceva anche il presidente di Federvita Piemonte, è importante proprio informare le persone sul fatto che comunque esiste una possibilità di essere aiutati, assistiti in certi frangenti, diciamo, della vita, in certe situazioni. Ed è importante anche costruire una cultura per la vita, una mentalità per la vita tra la gente comune, insomma. Benissimo, noi abbiamo solo un minuto, il tempo di ribadire tutti i nostri contatti. Innanzitutto io ringrazio il nostro ospite, Claudio La Rocca, presidente di Federvita Piemonte. La ringrazio per averci illuminato su questa vostra iniziativa. Noi vi facciamo i complimenti comunque e seguiremo l'evolversi di questa situazione. Quindi... facciamo i complimenti perché, insomma, dare sostegno alle istituzioni quando cercano di mettere in campo iniziative buone è molto importante, anche perché per noi è importante avere un buon rapporto con le istituzioni, sempre e comunque. Sempre e comunque, sì, senza istituzioni noi non potremmo fare quello che facciamo, diciamolo. Diciamolo. Va bene, allora io non mi resta che ribadire i nostri contatti, che sono Radio Speranza @ diocesi pescara.it. Dopo ci sono le nostre frequenze, gli 87.6 MHz, c'è il nostro telefono 0856902 27. Siamo contattabili anche attraverso SMS e WhatsApp al numero 331-398-9698. A te Massimiliano, ribadire i nostri, per ribadire i nostri canali social, per favore. Prima di tutto c'è Facebook, Radio Speranza, e poi abbiamo Instagram e LinkedIn, Radio Speranza Pescara, e anche YouTube, Radio Speranza Pescara, e anche il nostro canale YouTube. Ma poi abbiamo TuneIn, Radio Italiana, Radio Garden, dove ci potete seguire in streaming. Tutte le piattaforme online. Mi raccomando, non perdetevi una puntata e ricordatevi che con questa trasmissione siamo anche in podcast. Quindi non avete scuse. Non avete scuse, potete seguirci quanto e come volete. Benissimo. E ricordatevi sempre che finché c'è vita... c'è speranza! Alla prossima! Ciao, ciao e grazie! Ciao!